Ciao a tutti ragazzi, sono Max dello staff di Let's Play FIFA, www.letsplayfifa.it, link pagina Facebook in descrizione, e questo è il secondo episodio della modalità carriera. Secondo episodio che non farò con webcam perché durerà poco, vi spiegherò solo il mercato, un breve riassunto delle amichevoli precampionato, e abbiamo ancora qualche piccolo problema d'audio, ma cercherò di risolverlo al più presto possibile. Allora, ho simulato quasi tutto il mercato, manca solo la prima giornata di campionato e i giorni di mercato che vengono subito dopo, e gli acquisti che ho effettuato secondo i vostri consigli su YouTube e sul forum sono stati Kurt Zouma, che è in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, giocatore che mi hanno detto cresce molto e comunque ha già delle belle statistiche per avere, se non sbaglio, 18 anni. Poi Char è un altro giovanissimo, comprato a titolo definitivo per 5 milioni e mezzo dal Basilea. Come vedete ha già delle buone statistiche, contrasto 75, anche fisicamente molto molto bravo. Poi a centrocampo abbiamo due acquisti speciali. Jorginho, che abbiamo preso dal Verona per 6 milioni, e che secondo il gioco, secondo le news del gioco, sarà il nostro giocatore fondamentale per quest'anno nella Serie A. E giocatore che a me piace molto, molto versatile e soprattutto tanto tanto giovane. Poi Berami, perché mi hanno offerto una cifra spropositata per Kuzka, giocatore che a me piaceva molto, e ho deciso di accettarla. Ho preso Berami, che sono riuscito a prendere relativamente poco, a 5 milioni e mezzo più o meno. Quindi ci sono andato anche a guadagnare con la cessione di Kuzka, che ho ceduto per 7 milioni, e poi i soldi, perché ne è avanzato anche qualcuno dalle altre vendite, perché aveva una tribuna molto vasta. I soldi che sono avanzati li useremo a gennaio, insomma, vedrò prima dove che servono i maggiori rinforzi. Poi Fettpazzini, Bertolacci e Centurion sono rimasti là, così come Gilardino. Rimangono come altri acquisti Yassine Benzia, che è un acquisto che mi hanno consigliato in molti, quindi l'ho preso anche perché non l'ho mai provato e mi interessa provarlo. Poi sono finiti gli acquisti, c'è qualcuno da mandare via la prossima stagione perché tra chi è in prestito, chi è appena arrivato, non ho potuto mandare via tutti gli inutili. Però questi sono gli acquisti che ho fatto fino a questo momento. Abbiamo circa altri 8 milioni di budget per gennaio per fare l'ultimo rinforzo per lo sprint finale. Dalla prossima puntata incominciano le partite ufficiali, speriamo di fare bene in questo campionato, ma un piccolo riassunto delle amichevoli che non ho filmato perché sono alquanto pallose e inutili. La prima però non è stata affatto pallosa perché è stata contro il Barcellona, partita in cui abbiamo sofferto tanto ma sono riuscito a pareggiare 2-2, con due bei gol di Bertolacci e Fettpazidis. Poi una vittoria per 2-1 contro il Montpellier dove segnano Centurione e Gilardino. E nella terza partita contro il Nice, se non sbaglio, hanno segnato Jorginho e Zouma. Quindi un mercato, inizio di campionato direi abbastanza positivo, squadra sconvolta dalla partenza di Kuzka, ma non tanto rivoluzionata. Comunque cerchiamo di fare un buon campionato e dateci i vostri consigli magari sulla formazione titolare, qualcosa che cambiereste. E se volete lasciateci un bel mi piace in attesa della prossima puntata che arriverà tra pochissimi giorni con l'inizio del campionato, con le prime partite. Ciao ragazzi!